Capoli, che è un piccolissimo paese del Molise, che conta 660 abitanti, siamo a 611 metri sul livello del mare. È importante Scapoli perché risulta costruito, le sue origini risalgono al IX secolo, quando i benedettini di San Vincenzo al Volturno, della famosa abbazia di San Vincenzo al Volturno, vennero cacciati dai Longobardi, e queste terre appartenevano all'abbazia di San Vincenzo al Volturno, e vennero qui in questo luogo per costruire nei propri territori una nuova dimora. E da allora si è costruito questo piccolo agglomerato. E qui Scapoli è stata anche bombardata, qui era la sede, qui passava la linea Gustav, che fu creata dai tedeschi per difendersi dagli alleati, quindi dagli americani. E infatti il Palazzo Battirolo servì proprio, per questo noi faremo il camminamento di ronda, al controllo dei tedeschi. Conseguente penetrazione nella linea Gustav a nord-est di Cassino, che segnarono la nascita della prima grande unità combattente delle forze armate e il suo insediamento a pieno titolo nella guerra di liberazione, a fianco degli alleati sotto la denominazione di Corpo Italiano di Liberazione. Scoperta dal Ministero della Difesa, il senator Giovanni Spadolini, il 31 marzo del 1948, 40esimo anniversario della conquista di Monte Marrone. Chi l'abbia costruita o quando proprio in effetti sia nata. Si sa che è l'evoluzione di un flauto costruito in canna palustre, che i greci chiamavano gli auloi, i romani invece le chiamavano le tibie. O era una singola canna sonora, un singolo flauto, o altrimenti era formato da due, anche tre flauti uniti insieme, sempre costruiti o in legno o in canna palustre. Poi non si sa chi, forse ha avuto l'esigenza appunto di avere una camera d'aria come riserva, perché comunque questo strumento, queste tibie, somigliavano un po' alle launeddas sarde, non so se le avete viste, e quindi avete visto i suonatori, per suonarle comunque devono incanalare, sì, molta aria nelle guance, dal naso, e soffiare negli strumenti. Quindi, non si sa chi inventò questa sacca per avere una riserva maggiore di aria, che al principio era fatta con lo stomaco dell'animale, o di capra o di pecora sempre. Poi si è passati alla pelle, perché lo stomaco comunque si rovinava molto facilmente. Si è passata a usare la pelle. Questa, per esempio, è una pelle sintetica. All'interno c'è una camera d'aria e fuori rivestita in sintetico, però in genere veniva usata di più fino a qualche anno fa la pelle di capra, di pecora e in alcune regioni, come nel nord Italia, anche la pelle di cavallo. Siccome si rovina, bisogna comunque curarla molto, si è passati al sintetico. Allora, questa per esempio ha il pelo all'interno, quindi non si vede molto, le altre invece hanno il pelo all'esterno. Ognuno le mette come vuole, però diciamo che non serve a far cambiare il suono. Le nostre zampogne sono costruite in legno di ulivo e di ciliegio, però a seconda della nazione in cui ci si trova viene usato il legno che maggiormente è diffuso nell'aria. Sì, certo. Questa qui per esempio è legno di ulivo e ciliegio, è un po' alcune sono anche miste, vengono usati anche due o tre legni per costruire le varie canne del suono. La differenza principale tra le nostre zampogne, quelle del sud Italia e quelle del nord Italia, come anche quelle scozzesi, irlandesi, è in questo blocco che è collegato direttamente alla sacca dell'aria. Questo blocco viene chiamato testata.
In questa testata ci sono tutte le canne del suono, sono inserite tutte le canne del suono. Invece, per esempio, in quelle del nord Italia, come vedete lì in fondo, e in quella scozzese, irlandese, che sono esposte da quest'altra parte, sì, le canne del suono sono inserite tutte direttamente dentro l'otre. Non ha questo blocco che le racchiude. Sopra ogni canna del suono c'è un'ancia. Le nostre zampogne montano l'ancia doppia, si può vedere esposta qui vicino alla scozzese, poi passando magari riuscirete a vederle. L'ancia doppia praticamente è fatta da delle linguette di canna unite tra di loro. L'ancia semplice, che è un altro tipo di ancia, invece è solo una stecca di canna palustre su cui è stata tagliata una piccola linguetta. Questo nostro modello, per esempio, ha la chiave. Quest'altro invece non ce l'ha. Sono i due modelli principali che si costruiscono qui a Scapoli. La zampogna con chiave e quella senza, che è chiamata zoppa. La chiave praticamente è una piccola linguetta di metallo che serve a chiudere l'ultimo foro situato in basso sulla canna principale, su quella più... Sì, su questa più lunga in genere, proprio perché è giù in fondo, non ci si arriva con la mano e quindi si preme questa linguetta e si chiude il foro a seconda della melodia che si vuole fare. Su alcune zampogne, per esempio, prima venivano costruite anche molto più grandi, era difficile appunto suonarle, venivano portate e suonate addirittura a due persone. C'erano due persone che suonavano e portavano le zampogne. Ce n'è una, per esempio, siciliana, esposta al piano di sotto, che è veramente enorme, e quella viene trasportata e suonata da due persone. E anche qui a Scapoli adesso non si costruiscono più così grandi perché sono troppo scomode. È raro vederli in giro, però. Sì, perché sì, no, non ci sono più. Ognuno con la propria. Sì, sì, non ci sono più, infatti. Preferiscono i modelli più piccoli e più comodi da portare. Questa è la ciaramella, è diciamo il flauto, che non è proprio un flauto, che accompagna sempre la zampogna. Quando si vedono gli zampognari, si vedono sempre in coppia, cioè la zampogna e la ciaramella. Allora, le canne del suono della zampogna sono chiamate chanter, sono proprio le canne che fanno la melodia. Le due canne più piccole invece sono chiamate bordoni, ogni canna fa una nota fissa. Danno solo una nota fissa, come fanno campana, melodia. Abbiamo imparato la io. Sì, è vero, ognuna fa una propria nota. Solo che nella nostra zampogna il bordone più piccolo non suona, è muto. C'è per esempio Franco, il costruttore che dopo andrete a sentire. Lui ha fatto un modello anche con questa piccola, con questo piccolo bordone che suona. Perché se è muto a cosa serve? Che funziona? È solo per bellezza, su questa serve solo per bellezza. Però lui ne ha fatto un tipo invece che è funzionante, riesce a suonare. Noi geni abbiamo delle pecche e delle qualità. La prima qualità è che non siamo capiti. E la seconda qualità è che se qualcuno ci fa delle domande subito lo mandiamo subito a quel paese. Allora, l'ignorante è valido, lo stupido no. Allora, quando una persona è ignorante non è un insulto. Quando una persona allora l'ignoranza non viene data dall'intelligenza individuale, l'ignoranza viene data dal contesto sociale. Se noi in Italia siamo ignoranti su questi strumenti, non è colpa nostra. È colpa di un modo di affrontare, un modo di intravedere questo discorso che riguarda l'approccio dell'essere umano a quello che vive, che sia cultura, che sia montagna, che sia delle volte lasciano le bottiglie, perché giustamente, eccetera, voi sapete tutto quello che voglio dire, che c'è un rapporto tra quello che si vive e il nostro intelletto. In questa occasione io vi voglio semplicemente cercare di illustrare quello che voi avete visto al museo. Questi pezzi di legno, ok? Allora, praticamente Nerone voleva imparare a suonare uno strumento, ma non è che voleva imparare a suonare sassofono o pianoforte, voleva imparare a suonare uno strumento che esisteva praticamente all'epoca sua.
intorno al 55 fino a, perché lui ha vissuto dal 50-60 dopo Cristo fino a 122-140, perché queste sono delle date approssimative. E ha scritto che Nerone voleva imparare uno strumento che veniva chiamato utriculus e che suonava con un utre e che ci aveva una grande difficoltà. È un paese che è stato sempre, diciamo così, al centro di un'area molto importante dove si faceva cultura da millenni. La conformità territoriale dell'Italia è che praticamente è stata passata da tutte le nazioni, esatto, dall'Africa, dall'Oriente, dal Nord Europa, eccetera. Dunque ha potuto assorbire un quantitativo così di cose che sono passate, di cui anche questi strumenti. Gli etnomusicologi non sanno definire, ma nessuno lo sa, si possono fare delle deduzioni, dove delle volte quando le domande, dove è nata la zampogna? Mica ci stavo 10.000 anni fa, 5.000 anni fa. Però una cosa è certa per chi, diciamo così, ragiona con quella teoria evolutiva che è esistita sulla Terra, perché tutto è evoluzione. Io vi voglio parlare semplicemente di quello che ho in mano. Questo è uno strumento musicale, sono le laune das sarde. Allora, questo è solo un pezzo, perché poi ci sono altri due pezzi, bordone e manca. Ogni pezzo della zampogna ha un nome, bordone, 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 ritta e manca. Ritta, manca, bordone, si parla di mano destra, ritta si parla di mano sinistra, manca. Nelle laune das sarde abbiamo il fuso melodico e poi il fuso di accompagnamento, che sono delle note più basse. Mm-hmm. Avete visto i flauti etruschi? Sì. Più o meno stiamo a quel livello là. È una bifonia. Poi si è aggiunto sulle laune das un bordone. Nelle zampogne invece si possono aggiungere un bordone, due bordoni o tre bordoni. Su questa qua suona 1, 2, 3, su questa qua suona 1, 2, 3, 4. La tipologia di questi strumenti ve li spiegherò dopo. La Rhododonax, famiglia delle Graminaceae, la famiglia delle Graminaceae praticamente è una pianta che ha questa particolarità che voi conoscete, anche sono delle erbe che si possono pure far fischiare da ragazzini, qualcuno di voi l'avrà fatto, praticamente è come se qualcuno si fosse interessato di divino a dire, sai che c'è, questi si stanno annoiando, mo li faccio crescere una pianta con un fore dentro così possono fare musica. Che ne sappiamo noi? Mica. Alla fine, 150 milioni di anni fa, è incominciata a esistere questa pianta. E praticamente c'è una cameratura interna dove ci può passare l'aria. Siccome la formazione scientifica di un suono viene prodotto dall'aria, dove non c'è aria non c'è suono, allora l'incontro di questa forza dell'aria con una resistenza a livello fisico produce una reazione, cioè basilare, scuola elementare. Una forza con un elemento provoca una reazione, anche a livello biologico, a livello chimico, sono due cose che si incontrano e si trasformano. In questo caso le molecole d'aria buttate qua dentro su questa lamella vanno a fare una forza che si incontra con un'altra forza, vanno a fare una reazione che produce questo suono. Avete capito perché vibra un'ancia? Perché ci sono due cose che si incontrano, due forze che si incontrano. Però attenzione, non ci deve stare una forza rigida, ci deve stare una forza elastica. Se non c'è una reazione non c'è la produzione del suono, ok? Anche se io non ci soffio con un flusso forzato di aria, questa qui di 150 milioni di anni l'ho messa nella zampognetta, perché come vi dicevo prima non faccio niente a caso, non l'ho messa a senso contrario. Questa qua sta qua dentro. Voi vi riportate non un ricordino, può essere anche un ricordino simpatico,
ma avete portato qualcosa che rappresenta il modo di creare il suono su questi strumenti. Vi voglio anche dire, perché giustamente uno non lo può sapere, però per questo motivo farò una cosa breve, per il semplice motivo che quando mi dicono c'ho 5 minuti faccio sentire due sonate, quando mi dicono ci abbiamo fretta andatevene via, quando mi dicono ci abbiamo 20 minuti devo restringere a 20 minuti. Perché non ho capito, ci sta sempre la fretta, ormai stiamo in un mondo di fretta. Allora, questo suono che poi viene definito anche, io se lo metto davanti al computer, il computer mi dice tutto, mi dice la nota e mi dice la frequenza, questo suono di questa produzione, di questa grandezza, messa su questa cameratura di questa grandezza, andranno a produrre delle note. Adesso non ha mai suonato, ha suonato poco, sono delle note che possono essere tranquillamente inserite anche in un contesto filarmonico, e con le lanedas si suona anche con l'orchestra. Allora, queste note esistono prima della teoria musicale, sono nate a orecchio, quando la musica non era scritta, l'uomo ha creato la bellezza di sentire questi suoni insieme e ha creato lo strumentino. Però non poteva scrivere le note, però ad orecchio, con l'intelligenza, ha fatto questi suoni messi insieme, come i suoni della zampogna che vi farò sentire. La ciaramella è arrivata dopo, perché la ciaramella già è ancia doppia. Allora vi spiego, questo è ancia semplice, è una lamella praticamente, immaginatevi un fuso, una lamella che batte, entra l'aria, va nel fuso. Invece l'ancia doppia sono due lamelle messe insieme a forma di arco, l'aria passa al centro e queste si chiudono e battono l'una con l'altra. Ma in realtà si chiama ancia battente, ma non batte mai. Cioè quando arriva al punto che si sta quasi per toccare, si allarga, questo movimento con la forza delle molecole d'aria crea il suono. Più il suono è acuto, più lo strumento sarà piccolo. Più il suono è basso, più lo strumento sarà grande. Dunque varia la creazione della frequenza sulla tonalità. Questa sta in re, questa sta in sol, questa qua sta in fa. Le tipologie che voi avete visto al museo, al di fuori delle cornamuse, dal tardo latino musare il corno, quando si parla di musare il corno si parla di singolare, musare il corno. Voi avete praticamente sulle cornamuse, c'è anche qua una bella rappresentazione della grande cornamusa scozzese, voi avete semplicemente questo, un fuso, una canna sonora a modulazione unica, un suono. Le due mani stanno sullo stesso fuso. Anche definita un oboe popolare, è l'antenato dell'oboe, però non è nato prima di una certa data, perché la realizzazione di questo strumento includeva già un certo tipo di comprensione teorica e di evoluzione. Allora intorno al 1450-1500 questo strumento suona con l'ultima forma di zampogna, la forma chiave. Abbiamo tre tipologie: la forma a paro, la nascita della zampogna. Che cosa potete notare nella forma a palla tra questa e questa? Sono lunghe. Sono uguali. Sono la stessa. E che notate sui fori? Che sono simmetrici. Allora, che cosa è successo? Quando il nostro antenato intelligente ha deciso di creare questo strumento, ha detto, sai che c'è, voglio fare uno strumentino, ci voglio mettere quell'ancia semplice, voglio vedere che ci esce fuori. Si forava con il ferro arroventato, si entrava, si bruciava, il ferro diventava rosso e poi si usciva da quell'altro lato, poi con il coltello si tagliava, si diventava, e ancora le fanno nella Lucania dei pastori, fanno delle zampogne, intera zampognine piccoline, si chiamano sorduline, le avete visto al museo, quelle piccoline, e le fanno interamente lavorate a mano praticamente. Allora, ha iniziato con un pezzo, ha fatto un pezzo, prendiamo questo o questo, ha fatto un pezzo, ha iniziato a soffiare, ha detto che usciva e faceva questo suono con una nota. Ma sai che c'è? Ma io ho quest'altra mano spasso, ma faccio lo stesso pezzo.
e ha fatto due pezzi uguali. Un pezzo, due pezzi, i bordoni sono arrivati dopo. Immaginatevi l'utriculus romano, un pezzo e due pezzi. Quando poi lui ha detto, ma sai che c'è, ma io mi sono stufato, ma chissà se ci riesco a cacciare dalle note diverse, perché uscivano le stesse note. Ha fatto un foro sopra e un foro dietro e ha cacciato in termini musicali la terza giusta. Salendo questa mano è riuscito a fare un incontro di terza con le note della mano sinistra con quella destra. Poi arriva dall'altra evoluzione, la forma zoppa. Ha detto, sai che c'è, per far uscire le note più basse, che devo fare? Devo allungare la canna sinistra. Ha allungato la canna sinistra. Allora, da così, siamo passati a così, su quella là siamo passati così. Praticamente queste due note qua, sulla forma zoppa, sono uguali. Capito? Se qua abbiamo... Si, facciamo caso che abbiamo do, re, mi, fa, sol, qua abbiamo sol, la, si, do, re, sol, la, si, do, re, il do e il re sono uguali, do, re, mi, fa, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sono uguali, sono le stesse note, qua si va sotto e qua si va sopra. Sulla forma chiave, la più evoluta, da così, da così, siamo passati così. Do, re, mi, fa, sol, il la non c'è, si, do, re, mi, fa, sol. Questa ottava qua la ritroviamo sopra, sono due ottave. Quello strumento là, diciamo, la forma chiave, può fare due accordi e può accompagnare la ciaramella. Sulle forme più antiche, più arcaiche, la ciaramella non esistiva. Questa qua, questa zampogna, si può suonare adesso con la ciaramella, però questa zampogna non viene costruita, viene costruita dalla provincia di Messina, non viene costruita con la ciaramella, vengono costruite singole, diciamo, tonalità, singole grandezza di zampogna, però senza la ciaramella, perché non c'è. Però tutte le zampogne a chiave hanno la relativa ciaramella, come voi avete potuto vedere al museo, sì. Ci sta la zampogna e la ciaramella, sulle forme a chiave. Abbiamo capito questo, le tre tipologie. Le aree di appartenenza di questi strumenti sono Sicilia, con le forme a paro, Calabria e Basilicata, con le forme a chiave, a paro e surduline, Campania, Lazio e Molise, con le forme a chiave e zoppe. Le nostre zampogne, noi se facciamo 15-20 km arriviamo nel Lazio, se facciamo una ventina di chilometri dopo Castel di Sangro arriviamo negli Abruzzi e se facciamo ventina di chilometri verso Sesto Campano andando sotto arriviamo nella Campania. Scapoli si trova proprio, diciamo, all'angolo tra tutte e tre le regioni praticamente. Le nostre zampogne vengono anche definite, chiamate laziale e molisale, perché sono gli stessi strumenti. Va bene? Avete capito la differenza che c'è tra una zampogna e una cornamusa? La cornamusa, un suono, tutte e due le mani sullo stesso fuso. Quando voi vedete uno che suona, che ha le mani sullo stesso fuso, non è una zampogna. La zampogna viene dal greco sinfonia, accordo di suoni, non dal tardo latino musare il corno una nota alla volta. Dunque noi facciamo armonia sulle zampogne, melodia sulle cornamuse. Abbiamo mi fermo qua perché sennò non ve lo posso far sentire. Okay.
non lo sentirete mai perché è difficilissimo da fare. Io ci riesco, io ci riesco anche se praticamente non suono quasi mai. Ok, adesso vi farò una decina di brani con la zampogna. Una normale, una zampogna evoluta. Diciamo che io sono l'innovatore in questo, diciamo così, Sud Italia, Centro Italia, così ignorantesco, perché devo essere sincero. Non è che vanno a pensare all'evoluzione. Qua arriva gente dall'82 che faccio questo, gente che entra e fammi vedere com'è che qua. Io gli faccio vedere tutto, poi se ne vanno e dicono l'ho creato io. Ma io ho brevettato il bordone modulabile, l'ho brevettato a campo basso. Questa zampogna qua è unica. Queste chiavi si hanno fatto con i paraurti della vecchia 500. Quindi questi sono creati con i paraurti. Questa qua no, questa è già moderna. Questi sono creati con i paraurti della vecchia 500. Come dire che se allora ci vuole, diciamo così, qualcuno che deve ragionare più del semplice fatto di fermarsi. Bisogna andare oltre, un creativo. Ma non siamo tutti uguali. Allora, questo è il bello della vita. Però purtroppo sto vedendo una cosa che ultimamente, anche qualche volta ho chiamato qualche ragazzo così che vuole imparare, qualcuno dice ma tu non chiami nessuno, tu quando finisci qua e là ci siamo stati questa storia, diciamo così, ma tutto va avanti, non finisce niente. Ma quando li chiami, cioè non ti puoi girare perché si fanno male. Poi stanno sempre, che sembra che ricevono 3.000 massaggi al giorno. Cioè non lo so, ricevono questi messaggi, ma non lo so da dove li ricevono, chi? Cioè, una persona dall'altro lato farà lo stesso discorso, cioè praticamente quello là riceve 3.000 messaggi, tu ricevi 3.000 messaggi, o 6.000 messaggi, perché c'è tutta una catena che non serve a niente, là non si impara niente. Allora qualche volta ho pure provato a chiamare qualcuno, ma tu devi iniziare dalla gavetta, il telefonino lo devi spegnere. Allora inizia con il coltellino, con la sgorbietta, con l'ingavatura, inizia a capire perché stai forando un pezzo e che cosa stai facendo, cosa ci devi uscire, perché ci esce quella nota. No, di questo il cervello non è più abituato a ragionare. Allora ti ritrovi, se c'è un genitore che c'ha il figlio da piccolo, in linea generazionale, allora il figlio vive dentro quella polvere, quella bottega. Allora può darsi che da piccolo nascerà con quei suoni, no? E magari va a sopravvalere quel discorso là, diciamo, di essere cresciuto insieme al nonno, al padre, dentro la bottega, dal concetto virtuale. Ma oggi purtroppo portare una persona che mentalmente da quando è nato sta davanti ai giochini e davanti alla PlayStation a capire questa situazione qua, o deve essere uno, ci sono, o deve essere uno che ha veramente un significato diverso dentro, che dice ma io che sto anche a fare, ma mi sto ammattiva davvero, allora voglio vedere una vita un po' più reale, più con le radici, voglio ritrovare le mie radici, allora magari potrebbe anche con uno sforzo, non ce ne sono ancora. Io ho iniziato nell'82 con un motore di lavatrice perché i miei zii, non c'era quasi più nessuno che le faceva, i miei zii, eccetera, i miei nonni suonavano la novena, allora mi ricordavo ancora questo fatto che vi ho detto prima, di quando ero ragazzino, che accordavano gli strumenti per andare a suonare a Napoli, a Roma, a fare la novena, come si faceva una volta. Cioè la novena era praticamente la rappresentazione, testimoniava l'arrivo di Gesù bambino, 9 giorni prima si faceva la novena della concessione e si faceva la novena di Natale. Adesso vanno un po' in giro così perché si è persa un po', però era una spesa, perché tu dovevi rimanere 9 giorni fuori, dovevi dormire, dovevi mangiare, dovevi suonare, dovevi sacrificarti per la devozione, si faceva proprio un discorso di devozione. Io mi ricordo i miei zii, mio nonno, che quando era arrivata l'ora di partire, ma non perché si facevano chissà quanti soldi, era proprio un fatto che loro era stato tramandato e ancora era arrivato fino allora, adesso non è arrivato quasi più niente. Diciamo che anche a Scavoli tutti gli anziani sono deceduti, questi quarantenni, trentenni, delle volte ci vanno anche per arrangiare 1.000-2.000 euro, perché giustamente ci sta la visa, ci chiedono festina
finisce là, diciamo, capito? Prima si faceva solo esclusivamente per devozione. Io adesso vi farò una decina di brani, no? Che non mi ricorderò manco la scaletta, perché non c'è una scaletta. Però voi potete anche individuarli e capire lo strumento, che cosa rappresenta a livello evolutivo. Sono tutti brani che magari si devono fare con la ciaramella e con la zampogna insieme, ma la ciaramella fa la messa. Come io ho creato questo strumento qua e suono spesso da solo, faccio quello che fa la ciaramella. All'inizio vuole un po' suonare perché deve prendere un po' di fiato per riscaldare le ance, e sembrerà che non andrà all'inizio.
avete riconosciuto. Bravo, bravo, bravo.